Innanzitutto 2 anni fa circa, perché a causa di problemi di salute alla schiena, perché io guido già una macchina e ho una macchina a patente da 2000. Questa macchina è una macchina normale, il problema cos'è che ho bisogno di 2 persone che mi mettono dentro e 2 persone che sono uscite. Poi una volta che sono in macchina guido da solo, però per un passaggio diciamo non sono facilitato. E comunque sono davanti fino a 2 anni fa senza nessun problema, quando volevo uscire mi mettevo dentro, quando andavo via con i genitori, con i fratelli, con gli amici, non era quello lì. Cosa problemi di salute è successo 1 anno e mezzo fa, per me guidare è stato più scomodo, non tanto per portare avanti, ma per fare i passaggi. Allora ho scoperto tramite una mia amica che era nato sul progetto di questa macchina qua, in cui si poteva salire con la carrozzina, ma non era una cosa bella, fantastico, la carrozzina per ancora con quella elettrica, perché io con questa qua sono autonomo, in quella mano non avrei difficoltà. Allora guardo solo su internet, per puro caso scopro che la ditta che fa queste modifiche a questa macchina è la stessa ditta che ha fatto le modifiche alla mia nel 2000. Allora ho subito il telefono, chiedo informazioni per sapere come devo fare e fa che l'anno scorso proprio da qui, proprio in questo video qua, parto con il giro d'asti dove c'è sta ditta per farmi vedere com'è, per un preventivo, per quanto costava, perché non sapevo bene. Entro nella fabbrica, che nel frattempo si è ampliata molto a confronto quando l'ho aperto tanti anni fa, loro mi preparano il preventivo, io vado a vedere lo stabilimento, ci sono queste macchine, ci sono solo 2 modelli, la Kia Soul e l'Orlando Chevrolet. Il perché è semplice, perché sono le uniche due, come si dice, che abbiamo compagnie, si può dire, che hanno dato la possibilità a fare questa vita, queste modifiche. Prendete questa macchina qua, cosa viene? Uno la compra normalmente e la vengono smantellata da smezza, viene fatto tutto il pilare della macchina, quindi proprio la taglia, la rifanno, la abbassano di 14 cm per salire con la carrozzina di tiro, solamente di grossa. Poi le modifiche sono più o meno come c'è cioè, la macchina, tipo come posso dire la leva che c'è i freni, le frecce per dire l'appoggio a destra della macchina, nella mia per dire la mia carrozzina che lavora tutto per infrarossi, cambio automatico, cose più o meno c'è nella mia. Ma la cosa più importante è che comunque l'essere autonomo. Praticamente io salgo con la mia carrozzina elettrica e scendo con la mia carrozzina elettrica, senza aver bisogno più di nessuno. Oltre a questo, questa macchina può portare anche altri 2 disabili e 2 persone. Quindi è una macchina che oltre per me serve per poter fare anche altro. Io, con il mio carattere, mi piace aiutare anche altri. E facendo, modificandoli, facendola tutta, che io ho visto i lavori che così mi ha potuto più vedere, c'è diciamo così dici, ogni garage dove fanno questa la macchina, dove c'è una dove la smantellano, una dove fanno la base, c'erano addirittura le saldature, erano lisce come sul tavolo, io non ho mai visto un lavoro fatto così perfetto. Cosa artigianale? Proprio tutto artigianale, sono tutto artigianale. E praticamente ogni parte non è la macchina. La pezzano, mettono tutte sto portellone che si apre automaticamente con telecomando, poi ci sono gli infissi per le carrozzine, i sedili dietro che si ribaltano manualmente giustamente per poi entrare con la carrozzina. Per farla breve, in totale costa 50.000 euro, quindi 21.000 euro la macchina già scontata con l'IVA, che la macchina costa 26.000, io parlo del Orlando Chevrolet. E il resto, gli altri 29.000 sono tutte modifiche. Per farvi capire, solo per rifare il pianale sono 16.000 euro. Però, devo dire la sincerità, lo meritano. Anzi, veramente il territorio è un lavoro straordinario. È un lavoro proprio fatto, ma benissimo. E più danno così ai disabili di essere autonomi, che non tutti sanno che ci sono queste cose qua, perché tante cose tengono per me nascoste. Tanti disabili non sanno che si può arrivare. Adesso siamo arrivati al 2008 che fanno queste modifiche qua, totale macchina, perché macchine le fanno, ma non a questo livello qua. E quindi ci vuole questa cifra qua, in totale fa 50.000 euro. E come dicevo, sono gli unici 2 che danno fiducia a questa ditta qua che si chiama Archivi Allestimenti, sono queste 2 ditte qua, invece Fiat, Ford, tutto il resto niente, perché praticamente cosa succede? Quando loro, io compro una macchina per dire da loro che arriva tipo la Chevrolet dall'America, non vado a comprare la concessionaria, lo compro direttamente a loro, che poi potrei anche comprare la concessionaria, però se uno vuole la danno anche loro. E allora cosa succede? La garanzia della macchina decade poi dopo su di loro.
Invece le ditte tipo la Fiat, la Ford, la Peugeot hanno paura che quando poi la macchina viene per dire uno come me, se c'è qualche problema si ritorna allora a chiedere la garanzia, per quello che non danno fiducia a questa ditta qua di Asti. E lui dice, due sono chi? La Kia e la Chevrolet. E però è peccato perché la Fiat potrebbe dare una possibilità a questi, perché è in Italia, poi sarebbe l'auto invece, se era proprio adesso non è più quello. E loro vedete il nostro, questa macchina sarebbe proprio il top, diciamo, per me che non riesco più a andare in una macchina per problemi di schiena, in più mi darebbe l'autonomia di uscire dove, quando, come vuole, cose che adesso non potrei fare. Il problema è la cifra, 50.000 euro sono tanti, io ho provato a fare calcoli di finanziamento, ma almeno di 15 anni a 600 euro al mese per 15 anni, per 20 anni a 400, io ho la pensione di invalidità che è su di 800 euro, però non potrei fare un passo del genere, soprattutto perché io vivo in famiglia e mi sta bene. Quello che succede che magari non hanno un po' più guadagno con le mie salute, io dovessi andare a stare in una casa di riposo, non potevo mantenere in casa di riposo la macchina, quindi è un passo che posso fare. E allora io ormai avevo detto, vabbè, rimarrò un soldo perché mi dico, 50.000 euro è impossibile che ce la faccio. E per dire, anche per dire, dovessi vendere la mia macchina, prendere i miei soldi, perché la macchina oggi voglio vale 2-3.000 euro, quindi non devi fare nulla. Poi l'anno scorso c'era un po' il mio settore di lavoro, che sono rimasti sempre molti nei rapporti, dopo anche sotto l'incidente, e poi gli ho raccontato questa storia, e ogni giorno, guarda, cerchiamo di trovare tanta gente che ti aiuta, e vedrai che piano piano c'è la pila, ti ringrazio tanto, bravo, ma non mi osa andare a chiedere, giustamente poi in quel momento siamo messo di crisi, andare a chiedere agli altri, di darmi una mano, poi proprio a me, con tutti quelli che hanno bisogno. Però onestamente mi hanno buttato questa idea, io piano piano ho cominciato a muovermi, chiedo a miei amici, allora ho detto, vabbè, la spi, magari due righe, le mettiamo tipo al bar, qualche amico, vabbè, da me che lo porto dove lo vuoi. È iniziato tutto così, fino a che siamo arrivati a loro, grazie anche all'infermiera del Corso di Estremonte, che mi ha fatto conoscere Joe e che ha mosso tutta questa cosa straordinaria, che veramente io sono rimasto sbalordito, no? Perché, come posso dire, la macchina sarà tanto per me, è come per dire di avere le gambe, perché io, non mi voglio dirlo, non tornerò mai più a camminare, perché oggi che miracolo, con la medicina possa fare qualcosa che oggi come oggi non ci sarà, io ho detto da noi non la vedo neanche 13 anni, per come la vedo. Quindi questo mi darebbe come se io prenderesti due le mie gambe, diciamo, che sei autonomo. Oggi non sono autonomo, sì, vedo la macchina, lo voglio, ma quando sono dentro, ma per uscire per entrare, deve essere sempre peso di qualcuno. In più, mia mamma ha avuto i suoi problemi, domani anche lui non ce la farà più, come uscire, mio fratello farà la sua strada, quindi se io sono solo, non anche più la macchina potrei guidare, cosa che ancora la voglia c'è, il fisico tiene, quindi non è che per dire devo abbandonare tutto perché magari il fisico mi fa, no, fisicamente sto bene, posso ancora fare questo passo per guidare la macchina. E allora dicevo così, la speranza c'è ancora di fare qualcosa, sapendo che io non potrò camminare. E questo mi darebbe tanto, ma veramente tanto, perché potrei fare, oltre aiutare le persone, magari trovo un lavoro che oggi lavoro in una casa di riposo dove sto benissimo, però magari ci fosse qualche altra possibilità oltre quello potrei farlo, potrei andare ad esempio subito andare a vedere il sole, al mare, cose che oggi non potrei fare anche da solo, ci sono tante cose e in più potrei aiutare anche altri, cose che mi piacerebbe fare, perché penso che nel mio piccolo, se non riuscirò ad arrivare grazie a tutti a arrivare a questa macchina, sarà anche un qualcosa per gli altri, nel senso si può capire che se tutti assieme vogliamo stiamo tanto. Io sarò una macchina, sarà grazie a loro e tanta gente che mi dà, perché da solo io non potrò mai farcela. E nel mondo che viviamo oggi, che viviamo in un mondo che purtroppo c'è cattiveria, egoismo, la ricchezza, il potere e la persona che bisogna non è guardata, può essere fatto da tutti noi, perché non è adesso, non sarà la macchina di giorni, questa sarà la macchina di tanti. E più da solo, magari lo farò, ne so, arriveremo a 35.000, 40.000 euro, il resto lo farò io con finanziamento, è più fattibile, però sarà sempre una macchina di tutti quelli che mi hanno aiutato, non sarà una macchina unica, sarà di tanti. E poi sarà anche una spinta, penso, per un altro disabile che magari non può e magari trova questa strada, o quel disabile.
pensate che non sa che c'è la possibilità di guidare una macchina così e lo mette per strada. Ci sarà anche per far capire a quelli che hanno solo, a quelli che potenti, quelli che veramente fanno pena, capire che nel piccolo di dietro di noi c'è gente che è peggio, e c'è gente che è peggio di me, perché io sono qua, parlo, scherzo e rido, oppure c'è quello che non ha letto palizzato che non può neanche guidare una macchina, io posso farlo, c'è quello che magari non può uscire di casa invece di riesco. Ci sono tanti fattori che io penso che dobbiamo guardare per capire che nel mondo se tutti noi vogliamo sapere tanto, come fanno facendo loro, fanno tanto per me per avere una macchina che domani avrà l'autonomia di fare, non dico quello che voglio, quello di essere autonomo, di darmi tanto, e grazie a loro e tanti altri che mi stanno già aiutando, mi hanno già aiutato. Tra virgolette, per arrivare alla cifra tonda sui 43.000, però io non voglio tutto, io almeno per riuscire a fare un passo già da solo, almeno a 30.000, arriva a 30, 35, poi da lì poi io mi faccio pensamento, no, però da 15